Nuovo appuntamento con TRG Plus e stasera andiamo ad assaporare, per così dire, il fascino dell'edizione 2012 del Concerto sotto l'albero. Grandi protagonisti, la trombettista scandinava Tin Ting Elset, l'orchestra filarmonica italiana e il coro dei piccoli musici di Casazza, voci bianche, che hanno arricchito questo appuntamento, che ha visto tre diversi protagonisti che però poi alla fine hanno concluso all'unisono con un esibizione molto apprezzata dal numeroso pubblico che ha gremito la chiesa di San Domenico ieri sera. E allora vediamo il servizio dedicato proprio al concerto con le immagini anche delle premiazioni, in particolare le donazioni da parte di uno dei sponsor, degli sponsor che sostengono l'evento, Colacem, che ha donato all'AELC e all'Avis. Appunto un regalo natalizio sotto l'albero, come ormai di consueto per questo appuntamento. E alla fine sentiremo anche le parole di Tin Ting Elset e del maestro Giancarlo De Lorenzo, direttore dell'Orchestra Filarmonica Italiana. Vediamo. Negli ultimi anni una carrellata di autentici virtuosi accompagnati da formazioni orchestrali e corali di gran pregio. E così anche ieri sera nella chiesa di San Domenico una grande edizione del Concerto sotto l'albero, il 14º, appuntamento tradizionale nel cartellone degli eventi del Natale Ogubino. Un pubblico rimasto incantato dalle note della tromba della norvegese Tin Ting Elset, bionda e giovane musicista che è davvero un tutt'uno con il suo strumento, tanto da essersi meritata la definizione di un angelo nel paradiso della musica. Una serata dedicata al concerto in re maggiore di Bach, come alle melodie nordiche tradizionali del Natale. Con la giovane Elset il coro considerato tra i più interessanti d'Italia, quello dei piccoli musici di Casazza nella Bergamasca diretti da Mario Mora. La fusione finale di voce, orchestra e tromba hanno messo in evidenza le grandi doti artistiche a tenere tutto insieme il suggestivo collante dell'Orchestra Filarmonica Italiana, diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo. Nell'intervallo del concerto, poi, il cavaliere Carlo Colaiacovo, amministratore delegato di Colacem, ha consegnato il contributo sotto l'albero a due associazioni impegnate nel sociale e nel volontariato sul territorio ogubino, all'AELC e all'Avis. Al termine della serata, il sindaco Diego Guerrini ha donato ai protagonisti del concerto una ceramica realizzata dal maestro ceramista Gian Pietro Rampini. I really enjoyed it. It was really, really nice. Wonderful to play with the orchestra and with the maestro. È stata un'esperienza veramente affascinante suonare con l'orchestra e con il maestro in una bellissima atmosfera. La mia tromba è la mia migliore amica, è come il mio bambino, la mia musica è tutto per me, la mia musica sono io. Amo suonare per gli altri esprimendo me stessa attraverso la tromba che è come una parte del mio corpo e della mia anima. Gubbio è meravigliosa, come altre città italiane, seppur molto diverse tra loro. My trumpets are my babies or my best friends, you know, it's the... In particolare io temevo un po', perché singolarmente era tutto bellissimo, temevo un po' che cadesse la concentrazione, la tensione, invece musicalmente è proprio stato bellissimo, anche perché la Elset non devo dire niente, non la scopriamo adesso. Il coro è un coro fantastico, veramente poche volte ho sentito un coro di voci bianche così a posto, così bravi, così veramente un bellissimo suono. Non ho parole, per questo coro non ho parole, ringrazio pubblicamente il maestro Mora perché ha fatto un lavoro egregio, grandissimo solista, grandissimo artista, e poi è uno strumento veramente molto difficile, molto molto difficile per la qualità del suono, e stasera ha avuto veramente una qualità altissima, altissima, è una grandissima solista. Noi siamo stati molto contenti anche tecnicamente, quel concerto, il concerto di Vivaldi è molto difficile per lei, per noi, è molto difficile per tutti, sembra facile ma non è vero, la scrittura è molto difficile e lei è andata veramente benissimo.